Il Giorno della Memoria è stato istituito eh, nel 2000, quindi questo è il ventunesimo 21issimo... anniversario. Perché successe questo fatto? Proprio perché fosse da monito ad ogni insorgenza di nuovi ricurgiti antisemiti. Signora Brooke, purtroppo a distanza di tanto tempo pare che questo effetto non ci sia. Secondo lei? in che cosa abbiamo fallito in questi anni e oggi noi come società noi come istituzioni, noi come Europa? Eh, io, abbiamo fallito in molte cose, fallito non soltanto tutta l'Europa, voglio dire, perché non sono stati confrontati con il loro passato in Europa, né la Polonia né l'Ungheria né l'Italia, nessun paese perché il paese si è adattato subito. Dopo la guerra, immediatamente ai regimi vari, nuovi, e quindi non hanno, in maniera hanno tentato di, di, di appiattire, di negare quasi immediatamente dopo la guerra quello che è accaduto. Non siamo stati ascoltati né accolti, e, e quindi non era il momento forse di affrontare questo problema. Dopodiché, hanno tentato in qualche maniera allontanare la propria coscienza la colpa che ancora continua a essere e devo dire che oggi siamo molto più ascoltati di venti anni fa e abbiamo perso parecchi, parecchi anni e il problema non è soltanto l'antisemitismo secondo me il problema è il razzismo il problema è l'odio il problema è l'aredità la dei cuori in qualche maniera e quindi ci sono i problemi sono tanti e siamo molto in ritardo di affrontare questo Argomento seriamente, devo dire, che soprattutto in Italia si, si fa molto di più. Negli altri paesi, molto di più, non è paragonabile. E quindi, non, non, è forse è troppo tardi anche ascoltare, perché per i giovani è come fosse il medioevo invece, abbiamo in casa queste specie di, di discriminazioni, oppressioni, razzismo. C'è sempre in qualche maniera. Problema con i diversi, tra virgolette, perché nessuno è diverso. Io credo che ogni essere umano va rispettato per quello che è. E quindi è questo molto difficile far capire perché sono stati in silenzio per moltissimi anni. Mi diceva che per esempio Primo Levi che non è stato ascoltato, quindi non solo io che non sono stata ascoltata. Il problema oggi è far capire ai giovani quello che è accaduto e i giovani ascoltano e vogliono sapere e credo che sono ritardati i genitori, ritardati anche i nonni di raccontare ai propri figli e nipoti quello che è accaduto e quindi tocca a noi in qualche maniera, anche se troppo tardi, a, a raccontare quello, quello che è la verità. Perché poi la verità io credo che è molto dura da sopportare, però è, devo dire anche un'altra cosa: che c'è un grosso problema, perché il 27 gennaio è stato liberato soltanto Auschwitz e questo giorno un giorno simbolico, una data simbolica soprattutto, perché dopo il 27 gennaio, la, la nostra vita, voglio dire, la nostra morte quasi, era molto più. Peggio di quello che è accaduto prima, se si può dire che qualcosa è peggio, il peggio del peggio, perché ci hanno spostato da un campo all'altro, al più lontano possibile dalla liberazione per ammazzare il più possibile, far morire il più possibile gente possibile, perché dall'Ungheria sono stati deportati perfino nel febbraio del 1945 gli ebrei, e quindi è una cosa assolutamente inconcepibile la Germania e i nazifascisti hanno già perso la guerra. E quindi è cominciato subito, dopo il 27 gennaio, la marcia della morte, che è stata una delle cose più terribili che abbiamo vissuto. E sempre ci allontanavano il più lontano possibile la liberazione. E quindi già... purtroppo i giovani e moltissimi anche adulti non riescono, hanno pensato, tutti pensano ancora che il 27 gennaio sono stati liberati tutti i campi. Gli ultimi campi sono stati liberati l'8 maggio. Mio fratello si è liberato l'8 maggio dove poi è morto eh, mio padre in quel campo lì. E non sanno che in, in Germania sono stati 1635 campi di concentramento, a parte quelli pochissimi in Europa. E quindi, eh, poi sapeva l'America, l'Inghilterra, voglio dire, oggi sappiamo molte cose che allora non sapevamo, e eh, in fondo siamo lasciati in qualche misura sole, soli. Qualcuno dice che eh, il giorno della Shoah deve essere esclusivamente riservato alla Shoah, è d'accordo che il, il problema della Shoah rimane tale per la sua, unicità, diciamo, unicità, fuori, unicità, esatto, unicità, 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 per la sua gravità sì, sì. e per la sua assurdità. I dirigenti tedeschi, i capi tedeschi nazisti, tenevano più a far fuori gli ebrei che a difendere la propria, tra virgolette, patria. So che a lei è una parola che non piace. No, la, la parola patria, no, io credo che nel nome della patria sono stati uccisi milioni di persone, come nel nome di Dio. E questa è un'altra tragedia umana secondo me, perché quando si uccide nel nome di Dio è una delle cose, bestialità più grandi che si possa immaginare. Quanto io ho visto nella Germania sulla, sulla fibbia dei tedeschi che Dio è con noi è stato per me assolutamente un, un trauma, un shock. Io credo che tutti i malfatti degli esseri umani devono lasciato fuori Dio nel senso che non c'entra niente in tutto il male, in tutto il bene, secondo me c'entra l'uomo, l'uomo che fa e disfa. Però il fatto che lei, lei mi diceva che si parla della Shoah, la Shoah è una cosa un, un, un unicum nella storia del Novecento, tutti i massacri sono terribili, dappertutto, sia oggi, sia ieri, sia domani, sicuramente, ma non è paragonabile. Nessun massacro con la Shoah, perché era una ragione razzistica, solo di razzia, non interesse territorio, non politico, assolutamente nulla. A Quindi a bruciare, ammazzare milioni di persone come, come fossero spazzature, una delle cose più allucinanti che è mai successo. I scontri ci sono anche oggi, è tutto doloroso, è tutto ci riguarda, secondo me, tutto da vicino proprio. Però bisogna separare le cose eh, totalmente, perché dopo la guerra dicevano anche noi abbiamo fatto la fame, anche noi abbiamo avuto freddo. È un altro fame, è un altro freddo, non è paragonabile. Io capisco tutte le sofferenze perché ho sofferto molto, però è diverso: è totalmente diverso. Bisogna separare del male al male. C'è troppo male, è un male veramente assoluto. E ci sono mali purtroppo anche oggi, ogni giorno, dappertutto. Fame, freddo, odio, discriminazione, razzismo, antisemitismo. Purtroppo c'è tutto perché l'uomo non impara di niente. Di niente. E questa è forse una delle cose più tristi secondo me. E ci riguarda tutti da vicino, assolutamente. Non deve essere nulla lontano perché oggi sappiamo tutto, vediamo tutto. E tutto quello che accade riflette sulla nostra vita, sul nostro paese, e su tutto. Tutto non... deve riguardarci tutto, non separare. Però, c'è male e male, ci sono mali molto più gravi, però anche se è grave, è tutto di ogni essere umano, perché la vita è preziosa per tutti, e la vita è una per tutti, e una vita vale l'altra vita. Non ci sono vite privilegiate e quindi no, io rispetto totale per ogni diverso di ogni colore ogni religione e allora ripeto questo dalla scuola da 60 anni e vado avanti a ripetere sicuramente finché ho fiato nel senso della fraternità del rispetto e convivenza reciproca lei parlava di oggi c'è tutto o razzismo antisemitismo odio mi riferisco a, una, a una, un episodio del suo libro, Il pane perduto, a proposito dell'odio. Lei dice di non odiare e ringrazia Dio, sì, e lo ringrazio ogni giorno perché non so cosa sia il sentimento dell'odio. Quello che posso dire è che di, l'unico sentimento che ce l'avevo sempre, anche da bambina quello che oggi non è cambiato la pietà la pietà anche alle persone più terribili io quanto avevo visto le cose forse in questo un altro questi giovani hitler jugend di 12 13 anni e che raccoglievano la saliva in bocca e sputarci addosso noi che eravamo nude per la disinfestazione io li guardavo Pena, proprio pena. Non ho mai, mai assolutamente ho sentito nessun tipo di odio verso nessuna persona. Non so cosa sia l'odio, ma la pena sì. La pena sì di queste persone ciechi, sordi, eh, disumani, disumanizzate, anche a loro forse dalla scuola nazista, però è una cosa pena, pena proprio di questi giovani musi che... che si comportava in una maniera totalmente orribile. E devo dirla anche che quello che mi ha colpito di più, sia durante la mia infanzia, che c'era fascismo naturalmente nel paesino dove sono cresciuto, una famiglia molto povera, era la, lo sputo dei bambini. E questo sputo di bambini ho ritrovato anche a Dao, dei figli degli ufficiali dove abbiamo lavorato nella cucina per un brevissimo periodo, dove mi è stato chiesto come ti chiami, che avevo raccontato, ossia mi ha raccontato il Papa stesso che ha letto il libro. E questi bambini, guardandoli, devo dire che ero ondirudita all'idea di cosa saranno di questi bambini, come saranno da grandi, perché erano lì in fila due o tre belli bambini, biondi, carini che Appena ci vedevano uscire dal lavoro ci sputavano addosso, e devo dire che sputo più doloroso che io abbia mai ricevuto. Eh, leggendo il testo c'è qualcosa di positivo. C'è quella bambina sempre presente, anche lei, in questo momento. Quella bambina nasce su due binari, uno fatto di male e uno fatto di bene. E, e alla eh, fine, quando nel suo commento al testo, mi ha colpito una frase nella selva oscura del Novecento che getta ancora ombri nel terzo millennio, perché lei descrive la vita nonostante tutto una favola. Una favola a colori, scuro, nero, chiaro, la felicità c'è anche nei momenti più terribili della vita e la speranza naturalmente è quello che ci tiene in vita, però quando in un campo di concentramento un, un uomo ti chiede, un uomo, un cuoco, questo era un cuoco, ti chiede come ti chiami? Ti, ti, è una un tale importanza assoluta proprio che tu dici l'umanità ancora esiste, che vale la pena di vivere, che non è tutto nero, nel senso che anche nei momenti più bui, in qualche maniera, tu vedi, vedi o scopri la luce. La luce può essere un guanto bucato, la luce può essere un avanzo di marmalata una, una gavetta che ti hanno lasciato la luce può essere quel soldato come ha detto sussurrato a botte dopo vai a destra voglio dire queste erano i cinque luci che ha sottolineato sì papa francesco sia con lui e quindi anche nei momenti peggiori nella vita eh, c'è qualche minimo di umanità di speranza questo minimo di umanità che ti permette di andare avanti e credere ancora nell'umanità e, e nella vita che la vita è la cosa più preziosa che possiamo insomma avere nel senso che siamo molto aggrappati alla vita con tutte le nostre forze e questo detto da lei è, è di un conforto inimmaginabile veramente grazie e... grazie a voi